Erano in tanti stamane tra rappresentanti dell'istituzione, deputazione e semplici cittadini in piazza Gramsci a seguire l'inconsueta seduta del Consiglio Comunale, seduta aperta e centrata sui temi dell'agricoltura e della sua piattaforma rivendicativa. Sul tappeto anche la grave crisi che ha messo in ginocchio il comparto, causando fallimenti, chiusure di aziende e aste giudiziarie definite illegittime dai comitati in lotta che si battono da tempo per avere una legge più giusta. Abbiamo fortemente voluto questo Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale che rappresenta la città potesse chiedere alla deputazione regionale e nazionale di assumere degli impegni, gli impegni molto spesso assunti e mai rispettati. Abbiamo voluto manifestare ed esprimere la nostra vicinanza in modo concreto a chi sta conducendo questa battaglia e a chi sta manifestando l'evidente disagio sociale che a Vittoria vi è e che riguarda gli effetti di una crisi agricola ormai strutturale e che merita degli interventi una volta per tutti da parte del governo nazionale e regionale. Io ho presentato un disegno di legge per la modifica dell'articolo 164 bis del codice civile, che è quella che organizza le aste e consente di poter prendere all'asta immobili che valgono 200-300 mila euro a 20-30 mila euro, non ottenendo nessun risultato né dal punto di vista di chi si aspetta un ristoro rispetto a un prestito erogato, in questo caso le banche, ma tantomeno nei confronti del sistema. È un sistema questo che toglie solo la casa alla gente e non agevola nessuno tranne qualche struzzino, qualche speculatore. Il tempo dovrebbe esserci perché a quanto pare non si va più ad elezioni anticipate, quindi si voterà a febbraio, a fine legislatura. C'è quindi la possibilità che questa modifica venga fatta? I tempi ci sono? Ed è questa l'importanza dell'incontro di oggi qui sotto la serra degli operatori agricoli, perché c'è bisogno su questi temi di trovare una sintesi di unità. Non ci sono problemi della vendita all'asta che sia di destra o di sinistra, o non c'è un problema di politica dei prezzi che sia di destra o di sinistra. Qui bisogna capire il problema e intervenire subito legislativamente. Deputato, oggi qui a Vittoria un consiglio comunale aperto. Quali sono le risposte che potete dare oggi a questi lavoratori? Beh, credo che innanzitutto si debba far fronte comune, perché naturalmente le proposte in Parlamento per poter essere approvate hanno bisogno di una larga maggioranza, perché in Parlamento quelli che servono sono i numeri. Quello che farò durante il mio intervento sarà non solo promettere come è giusto che sia di stare accanto ai lavoratori, ma di parlare anche di quello che noi già abbiamo fatto, delle proposte che già abbiamo fatto, della proposta di legge sul pignoramento della prima casa che è chiusa in un cassetto del Senato e non è stata ancora calendarizzata, degli emendamenti che abbiamo presentato anche in aula, alla Camera, e sono stati bocciati. Quindi è giusto che si mettano a corrente i cittadini anche di quello che noi abbiamo fatto, delle interrogazioni parlamentari, delle mozioni che non hanno mai avuto una risposta. Oggi sono presenti alcuni parlamentari nazionali, alcuni molti neanche siciliani, quindi io li ringrazio, ma ci sono anche parlamentari regionali, quindi io li ringrazio la loro presenza, ma chiediamo a loro un intervento reale, chiediamo alcune cose molto semplici. La prima, che venga convocata una commissione agricoltura dove possono essere ascoltati i sindaci della fascia trasformata per parlare della speculazione dei prezzi e dell'agromafia. E dall'altra parte chiediamo che si facciano presentatori di un disegno di legge di modifica all'articolo 164 bis delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile. Perché le aste giudiziarie oggi è un flagello per questa città e per questo territorio. E riteniamo che quando il prezzo sia vile, cioè sia troppo basso rispetto al valore del bene esecutato in esecuzione, bene, in quel caso l'esecuzione deve estinguersi, deve essere un obbligo, non può essere una facoltà del singolo giudice, del singolo tribunale d'Italia, dove ognuno ha un'interpretazione diversa. Perché vedete, se io metto in esecuzione un bene di 200.000 euro e poi quel bene viene venduto a 20.000 euro, io non ho raggiunto alcun obiettivo, né quello del creditore, perché con quelle 20.000 euro non si pagano altro che le spese di procedura, e neanche chiaramente ho conservato i diritti del debitore che ha perso un'azienda inutilmente, rimanendo poi il debito intatto nei confronti del proprio creditore. Allora, questo è un sistema malato che va sistemato. Siamo all'ottavo giorno di sciopero. Innanzitutto, come stai? Diciamo bene, è un eufemismo. Mi sento un po' la testa vuota, le forze un po' incominciano a mancare e anche la lucidità. Però noi continuiamo, siamo speranzosi, oggi un forte segnale da parte della politica, questo ci rincuora,
ci dà un po' forza perché non ci sentiamo più soli e abbandonati. Noi siamo qua da 5 mesi, finalmente qualcosa inizia a muoversi e speriamo che i senatori portino il nostro messaggio a Roma.